È bello che lui le chiami persone, no? Questi individui. Io mi chiedevo, per esempio, quel bambino lì non ha mai vissuto alla luce, ma neanche un giorno, però è con tutta evidenza una presenza viva. Quindi ci interroga molto anche su temi che poi Berger nei suoi testi sollecita, anche temi religiosi, anche temi di morale, anche temi di confine. Questo dal punto di vista etico, diciamo così, e culturale. Dal punto di vista estetico, io trovo, adesso magari qualcun altro meglio di me lo potrà dire con più competenza, ma io trovo che abbiano un impatto formidabile queste immagini, proprio perché ci portano in un luogo che non c'è, in un luogo che non esiste, in una dimensione che nessuno di noi, a cui nessuno di noi può accedere. Tutti sappiamo che questo accade, cioè che dentro un utero di una donna c'è un bambino rannicchiato. Ora anche lo vediamo con l'ecografia, ma non lo vediamo mai così, cioè non lo vediamo mai in foto. E quindi ci immaginiamo immediatamente cose del tipo, beh, come è stato possibile, no? Il testo di Baldini mi pare degno d'essere letto, dice: quel che sanno i morti e non dicono niente, sanno tutto, anche quando sei in casa da solo la notte, porte, finestre chiuse, loro sono lì, che sei andato a letto, è tardi, hai spento la luce, sei sveglio al buio, ti vengono quei pensieri che non si possono dire, loro sono sempre lì, ti leggono dentro, ma sono buoni, fanno finta di non esserci. Verlaine scrisse che si può riconoscere se la poesia è poesia dai suoi effetti pratici, ovvero se ispira, contagia, fa scrivere a nostra volta. Le fotografie di Simone Casetta mi hanno ultra contagiata. La nostra storia occidentale è una nostra storia che si può costituire soltanto in questa apertura, chiamiamola messianica, nei confronti del futuro che è il riscatto del resto. Allora, e io ho pensato che in realtà Simone Casetta non è affatto il personaggio modesto che finge di essere, è un inventore, traduttore e traditore, è un medium che si pone lì e che inventa il suo spettro e che fa finta di averlo fotografato. Quindi il tema dov'è il confine fra la vita e la morte, in queste foto che segnano un tempo sospeso, è davvero una zona grigia dove chi è morto sembra essere vivo e chi è stato vivo invece è morto perché si realizzasse questa foto, queste foto, sono un po' come arrivare sul limite, sulla soglia di insomma, sulla soglia che non si varca mai due volte, e qui vorrei leggervi un brevissimo passaggio prima di dare la parola agli altri ospiti di questo testo magnifico che accompagna queste fotografie. La prima frase dice: i morti circondano i vivi sono al centro dei morti, in questo centro ci sono il tempo e lo spazio. Ciò che gli sta intorno è senza tempo. Cioè, il fatto che i morti circondino i vivi e i vivi siano al centro dei morti e che il tempo e lo spazio siano vincolati alla presenza, all'esistenza in vita di chi segna il centro di questo luogo, ma che tutto quello che è intorno è senza tempo e senza spazio, come dire, inverte completamente la prospettiva. Cioè, è come se i vivi fossero assolutamente irrilevanti e presenti solo per un brevissimo momento sulla scena, che invece è permanentemente occupata da generazioni e generazioni e milioni di persone già morte e da morire, che è un tema che sarebbe appassionante per gli esperti di fisica quantistica, per esempio, no? Che quello, cioè diciamo, la fisica quantistica è l'argomento, è la materia che più si avvicina, io credo, oggi alla psicanalisi. Poi forse il professor Pozzi ce ne parlerà più avanti, però mi sembra che questo tema dei pensieri già pensati, le vite già vissute, le morti già morte che sono tutto attorno a noi, è poi qualcosa che anche in poesia, e spero che Maria Grazia Calandrone ce lo confermi e ce lo dica, si sperimenta con molta frequenza. Siamo sempre pieni di quello che manca, siamo sempre in compagnia di qualche assenza.
Sicuramente passiamo più tempo con i nostri morti che con i nostri vivi, a colloquio interiore. Il secondo punto dice: tra il centro e ciò che lo circonda avvengono degli scambi che di solito non sono chiari. Tutte le religioni si sono preoccupate di renderli più evidenti. E qui vorrei che Gaetano Lettieri intervenisse su questo punto. La credibilità della religione dipende dall'evidenza di certi scambi inusuali. Le mistificazioni della religione sono il risultato del tentativo sistematico di innescare questi scambi. E poi infine quello che dicevo poco fa, gli scambi evidenti sono rari, poiché non capita spesso che qualcosa possa varcare la frontiera tra atemporalità e tempo e rimanere intatto. Ecco, qui per chi è appassionato di questa materia, io me ne sono appassionata di recente, sono una neofita in realtà, ma c'è una letteratura piuttosto ampia invece su chi ha varcato il confine tra la vita e la morte e poi è tornato, e una letteratura anche scientifica molto interessante che parla in generale di luminosità e di colori che sono, non so se casualmente, per questo chiedevo prima a Simone la questione del cromatismo, ma sono esattamente quelle di queste foto, esattamente i colori dorati, il colore della luce, il color bianco, che però non è il bianco della pagina di carta, ma è un bianco, diciamo, come fosse un bianco in movimento, un bianco di luce. E ci sono interessantissimi testi scientifici su questo, quindi il tema del, come vedete, il tema del che cosa è vivo e cosa è morte si può e si deve, credo, affrontare da tanti punti di vista, e questo spiega anche questo tavolo, che è un tavolo dove siedono Maria Grazia Calandrone, che ha scritto un testo molto bello che adesso vi leggerà. E lei non vuole che si dica che è una poetessa, ma di fatto è una poetessa, e quindi non saprei come altro spiegare qual è la sua attività. Enrico Pozzi, che è un psicanalista, docente di psicologia sociale alla Sapienza, Gaetano Lettieri, docente di storia del cristianesimo di nuovo alla Sapienza, Fabio Di Gioia, che è il curatore della mostra, e qui seduto in prima fila, io gli cederei volentieri, se volesse venire a sedere qua al mio posto, Vittorio Sgarbi, che ci parlerà, spero, credo, di quello che vuole, ma insomma a me piacerebbe sentire anche qualcosa sull'aspetto artistico di questo lavoro. Prego. Allora, Verlaine scrisse che si può riconoscere se la poesia è poesia dai suoi effetti pratici, ovvero se ispira, contagia, fa scrivere a nostra volta. Le fotografie di Simone Casetta mi hanno ultracontagiata, perché ci sono i dettagli e c'è la compassione. Si vedono tutti i dettagli, ma come dietro la luce di un altro mondo. Questo libro ci vuole dimostrare la dolce e diafana prossimità dei morti. Le fotografie di Casetta hanno una relazione con Morgue di Gottfried Benn, il poeta anatomopatologo. Benn faceva poesia in diretta sui cadaveri che dissezionava, Casetta fa fotografie di corpi trattenuti e conservati da altri, di forme lasciate non vive ma nemmeno davvero morte, perché insepolte, spesso ancora avvolte nella custodia del corpo materno. La casualità apparente dell'incontro tra il fotografo e quelle che il fotografo definisce immediatamente persone ci tranquillizza. Casetta non è venuto a profanare, è stato chiamato. Al suo ingresso la popolazione conservata nei vasi di vetro diventa un coro e i sali della pellicola raccolgono la vibrazione del canto di quella carne. La gente reagisce come può all'evidenza della propria mortalità, al suo bianco mistero irreparabile. Così Casetta afferma di avere immediatamente instaurato una relazione affettiva con questi che chiameremo gli esposti, di averli accolti subito come figli. Sente venire dalle loro bocche semiaperte e sommerse qualcosa come la parola di Zelan sulla Shoah in Salmo, la parola di porpora che noi cantammo al di sopra, ben al di sopra della spina. Immaginiamo dunque queste parole purpuree che smentiscono la morte di quelli che le pronunciano. Immaginiamo i duri filamenti che da queste bianche bocche sommerse ci raggiungono come tentacoli di compassione, forse ci chiedono di non lasciarli. Talvolta sono forme come la camicia prenatale di un mai nato, una maschera umana, l'opacità del bulbo e della pupilla.
una immobilità acerea e apparente che ci somiglia come un'apparente futura, tutto il suo occhio satinato dall'acqua, reso opaco e traslucente come quello dei pesci al mercato. Il vetro deforma, cristallizza e sdoppia ciò che la morte ha già cambiato, irrigidito, sfilacciato, cotto, sfibrato. Tiene in sospensione le creature terrestri tornate indietro di ere allo stato di pesci. L'acqua non è un elemento naturale dell'homo contemporaneus, ma costituisce ancora una vasta percentuale della sua composizione e della sua memoria. Qui si capisce che non siamo questi scudi di carne diafanizzata sugli scaffali, carne bollita e aggrinzita da decenni, millenni di immersione, carne sbiancata e senza sangue. Ecco il fascino che esercitano su di noi questi corpi invasati, che fascino preistorico. Questi ci hanno preceduti di millenni. Ma anche i morti è così che li immaginiamo, così muti ed esangui, così approssimativi nel conservare una forma umana, espansi in un elemento alieno, aria, acqua, che dà ai loro volti una mitezza quasi passiva. Pensiamo alla donna che all'alba torna di là dalla frontiera d'ombra, nell'aria delle sue stanze, il pensiero vale al poeta Mario Luzi una esortazione a recidere il troppo umano dell'amore. I poeti ci esortano spesso a lasciare andare i morti, ma questi corpi non sono stati lasciati andare. Questi piccoli corpi rimasti muti, questi frammenti umani, sembrano cercare la ricomposizione del nostro sguardo, cercano di essere salvati dalla propria letterale mortificazione, chiedono che qualcuno li rifaccia vivi. Antonella Anedda scrive: «Forse chi è scomparso è solo assorto e basterebbe una parola non difficile, ma ancora sconosciuta, per farlo voltare verso di noi. I morti sono memoria del bagno temporale, opere piene di silenzio. Questi sono frammenti di tempo in una deriva acquatica anziché siderale, ma tutti siamo caduti nel tempo una volta. Staccatemi dal tempo, voi che siete già morti, perché non c'è più spazio», scrive ancora Anedda. «Noi vivi siamo accerchiati da un numero di morti che ci esorbiterebbe. Essi hanno fatto spazio per le nostre vite, come le torri gemelle cadendo hanno fatto luce su una piantina che era destinata a morire nello splendido corto di Champagne sull'11 settembre. Quelle torri, quell'arto fantasma dell'Occidente, questi morti, questi arti fantasma del nostro stesso corpo, generato da morti, da ormai morti. Ma anche, questi morti bianchissimi e incruenti godono di un fascino metallico. Non li ho visti dal vivo, sono vivi, lo abbiamo stabilito a prima vista. Dunque non so se siano stati procedimenti chimici, alchemici, del fotografo a togliere il sangue ai loro volti, perché sui loro volti confluisse il biancore dei santi, quelli che rimangono poveri e fissi in Dio con le bocche socchiuse delle estasi, anche quando li vestono gli ori barocchi e i magnificenti drappi marmorei del Bernini. Ora, eccola qua. Non ho potuto non pensare alla Teresa d'Avila del Bernini vedendo il primissimo piano 8638. Il volto di una santa come ne fosse dispiegata la struttura dell'estasi mortale, rivelata la grana delle guance, dimostrato quanto profondamente colpisca il dardo dell'angelo come la luce di Dio entri sotto la pelle, nella grigia mancanza di resistenza dei nostri organi, nelle cervella. Non ho potuto non pensare a Martyrs, dove la protagonista accetta di subire lo scorticamento integrale per la gioia di venire investita da una conoscenza che immaginiamo simile alla luce di un Dio. Quando il dolore supera la soglia del dolore non si può che conoscere, si ha solo il bene, non si ha male più. Mi permetto di aggiungere il fare poesia all'elenco delle probabilità di vicinanza dei vivi con i morti, della temporanea trasmigrazione dei vivi in un regno atemporale del quale scrive John Berger nella tesi numero 10. Forse anche il fare poesia è un modo di essere per un poco limitrofi allo sguardo, alla lingua e alla immaginazione sospesa dei morti, proprio per lo sguardo possibilmente collettivo e possibilmente fuori dal tempo che un poeta tende a protendere da se stesso o perlomeno dalle proprie parole, per arrivare a riflessioni come quella finale di Berger. Finché il capitalismo non ha reso disumana la società, tutti i vivi attendevano l'esperienza dei morti. Era il loro futuro ultimo. Da soli i vivi erano incompleti. Perciò i vivi e i morti erano interdipendenti, sempre. Solo l'egotismo tipico della modernità ha spezzato questa interdipendenza, con risultati disastrosi per i vivi che ora pensano ai morti come gli eliminati.
la deriva contemporanea degli spellati seicenteschi di Gaetano Giulio Zumbo e delle misteriose macchine anatomiche di Raimondo Di Sangro, la deriva della ceroplastica anatomica di Grutzner e infatti la rimozione della morte che chiediamo a von Hagens. Ora siamo incapaci di morire. Ho sempre amato frequentare l'esposizione della nostra mortalità, assumere lo sguardo ironico sulla nostra ben fragile anatomia che si ottiene visitando siti come le cripte dei Cappuccini dove si legge la commovente fatuità del corpo, la scomposizione e anche l'eleganza incosciente della bellezza umana quando non è più consapevole di sé. Ma i morti rossi di von Hagens fanno finta di esserci, invece, al contrario dei morti di Baldini che danno il titolo al libro e di quelli di tutti i poeti, tentano una dolente eternità del corpo, rimettono in scena le pose del corpo dopo la fine del corpo, come se il corpo fosse tutta la vita che ci è stata assegnata. Il libro di Casetta ci dimostra invece che i morti bianchi fanno solo finta di essere andati via, sono in estasi ancora e forse adesso siamo noi la fonte di quell'estasi, siamo noi i loro piccoli dei provvisori, perché la nostra memoria è la forma più onesta della loro reale, profonda, effimera eternità. Seguiamo l'ordine, diventa difficile per me parlare, aggiungere qualcosa dopo queste parole, insomma, penso sia un testo splendido e io devo anche giustificare la mia presenza qui, io sono uno storico del cristianesimo e quando mi è stato chiesto di occuparmi di presentare questo libro ho accettato senza neanche capire bene, no, di cosa si trattasse, cioè era evidente già nel titolo, no, e nel tema che mi veniva proposto, prima ancora che io appunto lo sfogliassi, che c'era qualcosa, questo fanno finta di non esserci, c'era qualcosa a cui non ci si poteva sottrarre. Ed è evidente che dinanzi a queste immagini la prima reazione è quella dello sgomento, in qualche modo e anche della ripulsa, no? Cioè di non riuscire a tollerare, non riuscire ad andare avanti. Anche evidentemente l'angoscia e sorge immediatamente una questione, se non sia... se ne accennava prima, pericoloso anche trattare questo libro come un libro d'arte o come un libro che inevitabilmente, trattandosi di immagini di straordinaria forza e potenza, non può non sollevare la questione sull'arte. Io non mi occupo di estetica, ma vedo questo al tempo stesso come il destino di questo libro, il pericolo di questo libro, al tempo stesso quasi ci fosse un prolungarsi di questa strumentalizzazione di quei corpi, nella stessa bellezza delle immagini che li rappresentano. Ecco, per me questo è un problema. Ho molto apprezzato anche questo dato concreto sul fatto che ovviamente coloro che sono consegnati così a questo nostro sguardo, a questa nostra memoria, non hanno scelto di farlo ed erano persone molto umili che nel regime fascista con una certa facilità potevano essere appunto impiegati senza troppi scrupoli. Allora, se il nostro sguardo non sia uno sguardo per alcuni aspetti indecente, è tanto più indecente quanto più potenti, belle e capaci di cattura sono queste immagini. Detto questo, io mi occupo di storia del cristianesimo e già chi mi ha preceduto, e poi in particolare anche il testo di Berger sul quale io vorrei tornare, inevitabilmente girano intorno a quello che è un nostro destino, è un nostro in fondo paradigma cristiano dal quale noi non riusciamo ad uscire, culturalmente siamo ancora catturati all'interno di questo paradigma. E allora qui mi pare interessante sottolineare qual è a livello storico la prima idea di immagine che il Nuovo Testamento propone, che non è un'immagine estetica, e forse questo ci aiuta anche a riscattare queste immagini dal pericolo che indicavo precedentemente, ma un'immagine di tipo escatologico. In Paolo Cristo viene definito icon, immagine, in quanto è il primo dei risorti ed è il primo all'interno del quale si compagina l'umanità della carne disfatta di cui si attende la resurrezione. Ora, è evidente che oggi è difficile pensare in questi termini dinanzi a queste immagini, no? La nostra fede ormai è una fede davvero continuamente vacillante, sospesa e secolarizzata, però io direi che culturalmente noi rimaniamo forse sospesi, attaccati, appesi a queste immagini,
mimando ancora quel tipo di movimento, anche le frasi che precedentemente la poetessa, mi permetto di dire, Calandrone ci ha suggerito, ci ha lette, mi pare che vadano in questa direzione. In questo senso il tema della custodia, della compassione, ma anche dell'estasi e della salvezza, così come queste immagini come immagini di resti, il tema del resto, della materia scartata, dell'insignificante, della carne disfatta, che è il luogo della teofania e della trasfigurazione nella tradizione cristiana. Ecco, io penso che qui ci sia un dispositivo religioso che continua ad operare e a condizionare il nostro sguardo al contatto con queste immagini. E ancora, non mi pare secondario il fatto che molte di queste immagini siano immagini di feti o di bambini, appunto, appena nati, cioè immagini di attesa e di parto. A me viene ancora in mente, che evidentemente è un tic culturale, ma l'ottavo capitolo delle Epistole ai Romani di Paolo: tutta la creazione soffre le doglie del parto, e in qualche modo tutta la creazione vive la morte nell'attesa che una trasfigurazione, un'estasi appunto escatologica, accada. E in questo senso sono belle queste immagini, io direi che sono più che belle. E proprio per questo sono intollerabili, cioè sfondano, forse qui Vittorio Sgarbi mi ascolterà con sospetto, la soglia del bello e sconfinano in quella del sublime, cioè dell'intollerabile, no? Dell'annientamento e al tempo stesso anche di una proiezione, di una volontà di non rassegnazione a quello che è un destino così mite. È bellissima questa insistenza sulla mitezza di queste immagini, però proprio di prigionia, di morte, no? e di rassegnazione al tempo stesso. Io volevo poi aggiungere anche qui, se ne parlava prima che se ne andasse, la De Gregorio aveva indicato questa dimensione della soglia. È evidente che queste sono immagini spettrali, la fotografia ha sempre qualcosa di spettrale, no? La riproduzione, ogni riproduzione, chiaramente quella estetica, ma ancor più vorrei dire quella che riesce ad essere in qualche modo più vicina, più fedele, a riprodurre più fedelmente l'oggetto. Per cui è una presenza-assenza, no? Cioè un morto che si riproduce nella stessa immagine che lo media, non abbiamo neanche un contatto diretto con quel corpo. E quindi questa dimensione ambigua, questa dimensione liminale, questa soglia tra la presenza e l'assenza, tra la morte e lo sguardo che la esplora, è una dimensione che ancora una volta mi sembra veramente anche rivelativa del senso ultimo dell'esistenza, detto in maniera molto semplice. Quindi, come dire, in fondo la filosofia davvero, se ha senso, l'indagine sull'uomo, sulla storia, sulla sua psiche, la ricerca poetica, in fondo non possono, se sono serie, che toccare questo punto liminale, questa soglia, no? E questo luogo di contaminazione, di confusione tra i due confini. Insisto anche su un'altra cosa che mi ha interessato tantissimo, è l'insistenza anche nelle parole che hanno preceduto questa nostra presentazione, che Simone Casetta ha posto sulla volontà politica del suo lavoro. Io qui vorrei leggere quella che era, mi sembra, la penultima delle tesi di Berger, che hanno accompagnato per me splendidamente questo testo tremendo, questo testo terribile. Ora io ovviamente non lo trovo. È più indietro, scusatemi, eccolo qui, che dice: che rapporto hanno i morti con ciò che non è ancora accaduto, con il futuro? Tutto il futuro è la costruzione a cui la loro immaginazione partecipa. Allora, questa è evidentemente una tesi messianica, cioè proprio qui io, come dire, da piccolo anatomopatologo della storia del cristianesimo lo riconosco perfettamente. C'è una tesi in cui, per esempio, riecheggia Benjamin, no? Le note tesi di filosofia della storia, cioè il fatto che lo sguardo che noi dobbiamo avere sulla storia è uno sguardo che parte dai morti e che deve porre al centro della nostra riflessione sulla storia la resurrezione paradossale di questi morti, il riscatto di queste vittime, il riscatto di chi è totalmente residuale, anzi eliminato appunto dal corso della storia nel senso forte del termine. E quindi queste immagini per me dischiudono futuro, dischiudono un discorso sul riscatto politico. Ora forse il termine è, come dire, ormai sorpassato, ma veramente una volontà profonda di democrazia, di legame con l'ultimo, con il resto, con l'inerte, con ciò che deve essere riscattato, no? E in fondo il resto ultimo è il morto,
è la carne nativa, non a caso il cristianesimo nasce come anche il movimento storico, il più grande movimento millenario storico di liberazione, si scatena a partire da questo contatto tra l'atto divino di vivificazione e il corpo morto inerte del marginale, sostanzialmente del crocifisso come maledetto. E allora, a mio parere, vi è questa centrale dimensione politica e questa possibilità di riflessione sulla storia che queste fotografie, questo lavoro, il testo che li accompagna ci suggerisce. Cioè, veramente noi riusciamo a costruire una storia, chiamiamola democratica, di civiltà, in fondo di valore umano, condiviso ormai di tradizione, ma anche di totale secolarizzazione di valori cristiani di appartenenza e di provenienza, soltanto se riusciamo ad avere un rapporto fermo, radicale, con la questione della morte, della fragilità e dell'esposizione radicale della carne e dell'impossibilità in fondo anche di spiritualizzarla, no? Cioè, quindi la dimensione dei corpi e della carne come dimensione che chiede sempre riscatto, chiede sempre salvezza, estasi, partecipazione, appunto quella custodia, quella mitezza, quella compassione di cui prima la Calandrone ci parlava. E infine io mi permetto qui, ultimamente io insomma sono sempre più concentrato come interesse su, diciamo, la decostruzione, su Derrida, in particolare sull'ultimo Derrida. Mi sembra molto interessante sottolineare la prossimità non solo delle tesi di Berger, ma proprio del taglio di questo lavoro, di quelle parole molto semplici ma molto profonde e quindi tanto più importanti che l'autore del libro ha premesso alla sua opera. Il fatto che la nostra storia occidentale è una nostra storia che si può costituire soltanto in questa apertura, chiamiamola messianica, nei confronti del futuro che è il riscatto del resto, dell'ultimo e del morto, in un rapporto costitutivo della morte, una volontà di riscatto continuo della morte della carne. E non mi sembra secondario che, da questo punto di vista, Derrida interpreti la decostruzione con una formula molto interessante. La decostruzione è il lavorio fatto sulla, chiamiamola, grande mitologia, sulla grande cultura occidentale, che deve far scaturire e liberare quella che lui chiama democrazia a venire. Cioè una democrazia sempre aperta al futuro e all'evento che deve liberarci dal nostro potere, dalla nostra fissità. E questo rapporto di liberazione è un rapporto che non può che nutrirsi in relazione, appunto, Benjamin, al morto che deve essere riscattato e allo sconfitto che deve essere riscattato. E allora, anche per dar senso a quella che è la mia presenza qui come storico del cristianesimo, mi piace concludere, proprio sollecitato da questo libro, con un'altra frase paradossale dell'ultimo Derrida nella sua ultima grande opera, Le Touché, dedicato poi tra l'altro al toccare, no? Al problema del tatto, all'aptologia, dice Derrida, no? E non a caso parte dal Nuovo Testamento, dove sottolinea come nel Nuovo Testamento si dia la questione del tatto come questione teologica e filosofica fondamentale, emerga da lì, e quindi il tatto, il tocco della carne. E la tesi di Derrida è che la decostruzione, e cioè questo processo straordinario, vorrei dire, di proprio smontaggio di quelle che sono le grandi macchine politiche, teologiche, concettuali, dice Derrida, la decostruzione è il cristianesimo, punto, nel suo ultimo grande testo, che mi sembra molto interessante se riusciamo a interpretare allora il cristianesimo come questa grande forza di apertura messianica, anche se secolarizzata e ormai almeno dal punto di vista politico, poi ognuno che si ha fede se la vedrà per conto suo, come grande forza di liberazione, di riflessione appunto sul margine, sul resto, sull'inerte, sul morto, su questa vittima della natura e della storia, da cui veramente, ecco, per tornare al tatto, l'unico impulso che noi abbiamo leggendo queste pagine è la volontà di accarezzarla senza poterlo fare. Grazie. Posso dire due parole sempre da fotografo? La ringrazio di tutto quello che ha detto. All'inizio parlava di questo imbarazzo, quasi come se ci fosse stato uno sfruttamento di queste persone, dove il bello addirittura diventa un aggravante. E il lavoro del fotografo, tra i vari metodi di comunicazione, è un lavoro di incontro. Il fotografo deve incontrare la realtà per produrre qualcosa, realtà di qualsiasi tipo, ma comunque il fotografo
è continuamente di fronte a degli incontri che producono poi l'opera fotografica. E citerò due cose che secondo me sono due autori che hanno detto cose brevissime e che spiegano esattamente come si può arrivare invece a una fotografia che mai sfrutterà e che mai sia semplicemente una emanazione egotica di qualcuno che si mette a fare il fotografo. Allora, c'è qualcosa che vibra? No, non è mio. No, è il mio cellulare, io non solo... Ecco, provo a spegnerlo, ma... Io faccio ritratti, ritratti da più di 30 anni e quindi ho molta esperienza di incontro con esseri umani per fare dei ritratti. E, però citerò Robert Capa, famoso fotografo di guerra, che appunto è interrogato su come facesse di fronte a situazioni molto dolorose a andare lì e a fare delle sciocche fotografie e a farsi accettare. Lui diceva, vai, ama chi hai davanti e faglielo capire. È esattamente quello che istintivamente ho fatto con questi personaggi. Un'altra persona dal pensiero profondo, Leonard Cohen, poeta, cantante, invece parla della creazione, dell'opera in generale, e in due versi dice «perdi la presa e scivoli nel capolavoro». È un'altra cosa che si accompagna benissimo al lavoro del fotografo, in quanto il fotografo che cosa fa? Deve semplicemente aprire la porta a quello che c'è davanti, aprire la porta con amore, lasciare che quello che c'è davanti venga, entri, e quindi diciamo in questa operazione dove la femminilità dello sguardo e la tenerezza dello sguardo ha una grande importanza, si lascia fluire quello che c'è davanti per poi riportarlo al massimo dell'intensità. Quindi io non mi sento assolutamente di avere effettuato abusi su queste persone, perché appunto mi sono posto non da rapace ma da accogliente nei loro riguardi, insomma. Vorrei dire che, cioè, questo si capisce nella delicatezza, per cui la mia non era un'accusa. No, ma non l'ho preso come un'accusa. Sì, però sì. E magari la difficoltà può essere nello sguardo di ognuno di noi che le guarda, no? Come fossero opere d'arte. Per cui questo è, per me c'è una grande delicatezza anche nel testo. Dopo questa lunga serie di linguaggi diversi tocca a me aggiungere ancora diversità di linguaggi. Io faccio lo psicoanalista, insegno psicologia sociale, che è un grave difetto, mi occupo di fotografia per 8 settimane l'anno negli Stati Uniti, dunque se volete porto qualcosa che si avvicini al problema del linguaggio fotografico qui dentro. L'unico modo che ho di procedere però è quello che mi dà la professione che amo di più, quella di psicoanalista, ed è un metodo paranoico critico. Dalì l'ha detto, io non riesco a farlo, però insomma uno prova ad avvicinarsi, no? Il primo punto, io ho aperto questo libro e ovviamente mi ha colpito la luce, poi dopo essere stato colpito dalla luce, quasi nient'altro che la luce di queste foto, e sono andato a leggere quello che ha scritto Casetta e ho trovato che lui dice di non aver manipolato la luce, di essersi messo lì e aver per così dire aspettato che da questi oggetti emanasse ciò che doveva andare a impressionare la pellicola. Torneremo dopo sulla pellicola. A me è scattata un'associazione piuttosto lontana, delle mostre viste a Parigi, una in particolare al Quai d'Orsay, su tutta la tradizione della foto dei fantasmi, degli spettri, sulla foto delle sedute medianiche, in cui nella seduta medianica si materializzano questi ectoplasmi che in qualche modo invadono la scena e che dovrebbero testimoniare della realtà di una non realtà, della realtà di un fantasma. E ho pensato che Casetta semplicemente aveva fotografato qualcosa di simile a ciò che accade quando si inventa l'ectoplasma in una seduta medianica. Aveva fotografato spettri trasparenti, mediatori trasparenti tra i morti e i vivi, e andrò oltre, li ha inventati. Cioè, queste foto, come ogni foto, non sono foto, sono invenzioni di un oggetto transitorio, transizionale diremmo noi nel nostro lavoro, eccetera, di un oggetto transitorio e transizionale che è un ectoplasma evanescente da lui trasformato in un'immagine che vuole essere l'immagine di un ectoplasma evanescente.
Dunque, chi è Casetta? Lui si presenta in un modo che, secondo me, ne ho discusso un attimo fa con la Maria Grazia Calandrone, si presenta in un modo modesto. Allora, io nella vita ho imparato a diffidare dei modesti. Non c'è nulla di più immodesto di un modesto. Preferisco gli arroganti perché almeno si mettono in ballo e sfidano la realtà e gli altri intorno a ciò che dicono di se stessi. E qui lo sguardo si gira verso una direzione precisa, ma noi naturalmente non vediamo questo sguardo. Allora, e io ho pensato che in realtà Simone Casetta non è affatto il personaggio modesto che finge di essere, è un inventore, traduttore e traditore, è un medium che si pone lì e che inventa il suo spettro e che fa finta di averlo fotografato. È dunque un fotografo che si propone per ciò che ogni fotografo alla fine è, un professionista della medianità e della mediazione degli spazi intermedi. Spazi intermedi di vario tipo, spazi intermedi spaziali, spazi intermedi temporali tra il tempo e l'istante. Insomma, un mediatore arrogante del lutto. Questa è la prima associazione che mi è venuta. C'era un'altra, che è stata un'altra parola che usa Simone Casetta nel suo testo, e dice, io sono entrato e ho detto cantano. E ho detto, cantano che? Un po' illuminista nel fondo il sottoscritto, no? Dico, questi cantano un cavolo. E poi ho recuperato il mio mestiere e mi sono messo ad associare con me stesso. E mi è venuta una cosa che forse da 30 anni o 40 anni non pensavo più. Un romanzo di André Gide che si chiama La porte étroite, la porta stretta, e che è la storia dell'educazione a vedere di una cieca. Come si fa a educare un cieco a vedere? Tanti sono i modi, perché poi me ne sono interessato più professionalmente, ma quello che in una parte di quel romanzo, per così dire, è descritto è l'uso di parole che dicono i suoni e dunque l'uso di sonorità melodiche descritte per poter insegnare a qualcuno a rappresentarsi forme che non ha mai visto. E così mi sono detto, ma forse Simone Casetta è stato accecato se ha visto che quelli lì, ha sentito quelli lì cantare, perché ha dovuto tradurre in un linguaggio completamente altro l'intollerabilità visiva di quello che aveva di fronte e dunque da cieco ha dovuto dire questi cantano. Il rapporto tra la fotografia e la cecità è lungo, complesso, eccetera, già dalla foto di Strand della cieca del 1916, eccetera, cioè i fotografi, siccome sono costretti a vedere e vogliono illudersi sempre che il loro occhio non sia un occhio che deve vedere, dunque stabilire una distanza con l'oggetto. Dicevo Auguste Comte che se una cosa era troppo vicina all'occhio è cieca per l'occhio, allora questo problema della fotografia con l'essere ciechi e non poterlo ammettere, ma l'essere ciechi per poter vedere, a me pare che lui ce l'abbia portato con questa traduzione in canto di quello che lui in quel momento ha visto. È il canto di un povero cieco che ostinatamente, però, dovendo fare il fotografo, poi qualcosa ha da far vedere. No? E l'altra cosa, l'altra associazione che mi veniva, ero sul colto probabilmente quando ho letto questo libro, è quella bellissima struttura di due metonimi accoppiate nella Wasteland di Eliot, che dice il cuore della luce e il silenzio. Il cuore della luce, la luce non ha cuore perché non ha centro, il cuore della luce che non esiste è il silenzio, che è una sonorità che è fatta di niente. E mi pareva che questa fosse una sintesi di quel cantano e del senso di quel cantano. Un altro tema che mi ha colpito, lui descrive queste pose lunghe, si mette avanti, sta lì mezz'ora, quanto tempo ci vuole? Sì, dai 15 ai 40 minuti. Perché era cosa... dalla luce. Sì, certo, naturalmente, no? E poi, cioè io non sono voluto intervenire sulla luce, ho aspettato. Questo fatto del fotografare aspettando, del fotografare facendo fare pose lunghissime all'oggetto, ha nella storia della fotografia un sacco di risonanza. Io ne cito solo una perché mi riguarda per mestiere ed è l'iconografia di Charcot alla Salpêtrière. Charcot aveva un paio di fotografi e a un certo momento, siccome lui doveva organizzare che tipo di nosografie, che tipo di, chiamiamole, patologie avevano queste matte e matte, virgolette virgolette, chiusi alla Salpêtrière a Parigi, allora prese Regnard e un altro fotografo e gli fece fare le foto di queste. E abbiamo queste tavole straordinarie, bellissime, dell'iconografia della Salpêtrière, sulla quale Freud ha lavorato a lungo, senza ovviamente citarla, poi l'ha confessato quasi in punto di morte che le aveva usate. E c'è, per esempio,
una delle protagoniste, una giovane fanciulla, si chiama Augustine. E questa Augustine, allora c'è Augustine isterica, e c'è la foto di una perfetta isterica, in posa isterica. Augustine arco isterico, cioè il ponte isterico, eccetera, eccetera. C'è solo un piccolo problema in tutta questa vicenda. Siamo nel 1874 e le foto richiedevano molti minuti, in altri termini. La buon'anima di Augustine non era isterica, forse lo era anche, ma il ritratto era un sottile negoziato e accordo cognitivo, emozionale, esistenziale, tra il fotografo Regnard e la isterica che doveva fare l'isterica affinché l'isterica facesse l'isterica e assumesse il tipo dell'isterica a partire dalla modesta individuale isterica che Augustine era. Dunque c'è in ogni posa prolungata un negoziato, un accordo, un luogo di incontro sottile e potente in cui l'altro ci deve stare. Voi direte, quelli non si muovono, ci devono stare per forza. Non è così semplice. Io credo che quello che Simone Casetta ci ha raccontato sia in ogni caso dentro di sé, in quella situazione, un negoziato in cui l'altro è stato invitato a farsi tipo di qualcosa, e queste sono foto di entità che sono al confine tra l'individuale e il nulla e che sono ciò che epistemologicamente è purtroppo un tipo quando si vuole avere a che fare con degli individui. Dunque, da questo punto di vista sono foto di tipi ma anche foto di vertici di identità. Un altro aspetto che mi ha colpito, ma io penso che abbia colpito chiunque, la pelle. Cioè, in queste immagini c'è una pelle che sembra dotata di caratteristiche straordinarie che peraltro, me lo perdonerà, ma nei reperti veri non sono tali. La pelle, come l'hai fotografata, è una costruzione visiva di quella pelle, perché la pelle di quelle cose in quei boccali, eccetera, non è così come appare, secondo me. Ma insomma, molto vicina. Ecco, ma questo perché io continuo a difendere la tesi che la sua è una costruzione narrazione, che non è una fotografia nel senso iPhone, fotografo e c'è la realtà, no? Che mi spinge a essere iconoclasta. Ma allora, questa pelle, la pelle è una cosa stranissima. È bellissima, la pelle è il nostro, è l'intermezzo tra noi e il mondo, la pelle ci contiene, la pelle traduce il nostro interno verso l'esterno, traduce l'esterno verso il nostro interno, la pelle è la condizione della invisibilità del dentro rispetto al fuori, ma è anche stranamente un oggetto che tradisce in modo trasparente ciò che noi siamo dentro, come sa chiunque si occupi di patologie dermatologiche, eccetera, eccetera. Dunque c'è questa pelle, però a guardar bene lì, non c'è mica una pelle sola, non c'è mica la pelle dell'oggetto fotografato, lì di pelli ce ne sono tante. Allora c'è il vetro, che è una prima pelle, c'è la pelle della cosa fotografata, dico apposta cosa, perché eravamo molto sul sublime, allora mi piace, preferisco dire cosa. E poi c'è talvolta la trasparenza di quella pelle che fa vedere il sotto la pelle. E poi c'è un'altra pelle ancora, la pellicola sulla quale tutto questo è andato impresso, che Simone Casetta descrive, parla di questa pellicola sulla quale arrivavano, cioè, quante pelli che abbiamo qui, e che intergioco complesso di pelli sono queste immagini in cui sembra solo che ci sia questa pelle, e quanto il diafano di tutte queste pelli costruite insieme è un diafano sapientemente costruito, potentemente organizzato, eroicamente perseguito, e non un dato della situazione. Pelle che naturalmente, se voi ci pensate, è l'assoluto contrario di quell'altro modo con cui i sistemi sociali gestiscono la morte, che è la pietra tombale. La pietra tombale è il modo in cui i vivi, per così dire, mettono a posto i morti e impediscono che i morti invidiosi dei vivi possano uscire dalla terra e andare a riprendere il dovuto, cioè la vita. I morti sotto la pietra tombale. E di cui la cremazione a me pare sia la forma estrema, questo non voglio ferire nessuno, ma a me pare che il fantasma della cremazione sia il più potente fantasma di pietra tombale che l'universo razionalizzato dell'Occidente e la sua dialettica dell'illuminismo abbiano saputo produrre. Ma dunque, trasparenza di tutto questo sistema di pelli sapientemente costruite rispetto alla cecità sorda della pietra tombale. Arrivo al penultimo punto che mi ha colpito. Io intanto guardavo queste immagini, ma questi che sono siamesi? Cioè, perché ho visto in altri musei, ma anche in quello, repertori, diciamo così, di feti di siamesi in cui questi corpi erano saldati tra loro, eccetera, oltre ad altre cose.
E allora ho cominciato a vedere e ovviamente era un effetto ottico. Cioè c'è lo spigolo del contenitore di vetro che per così dire rendeva doppio ciò che era singolo. Allora lui fa il fotografo. E perché ha reso doppio ciò che era singolo? Perché ha moltiplicato le presenze? Perché ha aggiunto un doppelganger in tutte queste vicende di individui? Ma l'unica risposta della stupidità totale per cui mai mi prendereste come vostro analista è che stava solo, si sentiva solo e doveva moltiplicare una socialità di questi morti, duplicarli infinitamente per creare doppi laddove c'erano singole cose in singoli contenitori isolate dal mondo e isolate da qualsiasi socialità. A un certo momento dice pure nel suo testo che c'era una figura maschile e una figura femminile che sembravano dialogare a distanza, no? Come se questo, se ricordo bene perché è a memoria tutto questo, e dunque questa rete di socialità in cui l'intollerabilità di quella morte lo riconduceva a sognare socialità. Dunque questi corpi fusionali che lui crea, perché tra l'altro un'altra cosa che mi colpiva molto, naturalmente questi globi che inglobano il casino di questi corpi sono entità materne, anche questo è talmente banale che mi licenziate subito come aspirante analista in prova, no? Ma sono entità materne, ma all'interno di quelle instaurare due entità unite di cui non si riesce a cogliere la linea di separazione, che cos'è se non la più potente antica rappresentazione dell'unità duale dell'essere umano, del rapporto simbiotico dal quale ogni esistenza non può non emergere. Simbiosi senza separazione, questo è quello che mi portava a queste immagini. E fin qui, in queste macchine, machines libertaire letteralmente, fin qui le mie reazioni alle immagini. C'è un'altra reazione però ho avuto, perché siccome ho l'anima sociologica e da psicologo sociale che fa le tabelle e così via, e dunque usa il quantitativo, in realtà mi sono ricordato che c'era un'amica francese, Dominique Memmi, che ha scritto un po' di tempo fa questo libro che avevo a casa, La seconde vie des bébés morts, la seconda vita dei bebè morti. Sembra, è sicuro che non l'ho comprato stanotte, ho avuto il libro di Casetta sabato, non potevo comprare questo stanotte, ce l'avevo già. Di che cosa racconta questa vicenda? Racconta di qualcosa che sta succedendo in Francia e che è il problema della gestione del lutto dei bambini morti prima di nascere o morti immediatamente alla nascita. E la gestione di questo lutto è una cosa complicatissima, perché a chi appartiene chi è, per così dire, morto prima di nascere? Da quale stadio chi è morto prima di nascere ha diritto a essere considerato quasi persona e ad avere magari, come in una legge uscita in Francia, un nome? E da quale stadio invece precedente è quello che viene definito dalla legislazione francese un déchet, un rifiuto anatomico e dunque può essere gettato via? Come stabilisce quella immensa macchina immaginaria che è il diritto, il crinale tra ciò che in qualche modo può avere un nome e ciò che non può avere un nome? Di lì, dopo un intenso dibattito abbastanza delirante, ma l'immaginario giuridico, ripeto, è spesso un sistema delirante organizzato, si è arrivati a una politica che oramai è comune nella maggior parte degli ospedali francesi, per cui i bambini che muoiono anche nella pancia della madre o muoiono in aborti medicalmente prescritti o volontari, eccetera, eccetera, ricevono un nome, ricevono una identità giuridica, vengono messi nello stato di famiglia della persona o della famiglia in cui quella cosa lì è nata. E in questa attribuzione sociale di un nome sta, mi verrebbe da dire, la nuova pietra tombale, il nuovo contraltare della intollerabilità che secondo me in queste bellissime immagini Simone Casetta ci ha descritto, rispetto alle quali si è difeso anche facendo il modesto. Questo è tutto qui. Insomma, in tutti questi elementi, diciamo, di dati esterni, ho fatto alcune riflessioni. La prima copia del libro che mi è stata data era in inglese.
Allora ho detto, si vede che l'ha fatto solo in inglese, perché tanto l'italiano è come l'esperanto, e dico guarda com'è chic, mi sono sentito un po' in condizioni così di, dico vedi com'è chic, fa un libro solo in inglese, più l'ha fatto con un editore mio amico che è una costola di Schirà, che si chiama Five Continents, un raffinatissimo editore che fa libri, io ho prestato qualche opera della mia collezione a mostre fatte da Five Continents a Ginevra, cioè, molto raffinati editori, dico, guarda come è fatto bene questo libro, lo dico tutto in inglese, l'unica parte non in inglese è in romagnolo, interessante, no? Non l'italiano ma il romagnolo, perché l'unica parte nell'edizione inglese che è in italiano è di un grande poeta romagnolo, che è morto da poco, che è più grande e meno noto di Tonino Guerra, che si chiama Raffaello Baldini. Tutti comunisti lì, quindi comunisti della vecchia guardia, quindi parenti del padre della Calandrone, e anche una poetessa che si chiama, ricordo male, forse Righi, dello stesso gruppo, e per cui, conoscendo l'inglese soprattutto da leggere, ho detto beh adesso però leggere il testo in inglese non mi piace, ho cominciato a leggere il romagnolo, che ho capito meno dell'inglese per la verità, e che però dice cose belle, quando finalmente la invitante mi ha portato anche l'edizione italiana, quindi ho detto c'è anche l'italiano, e quindi ho guardato e ho letto pressoché tutto. Il testo di Baldini mi pare degno d'essere letto, dice quel che sanno i morti, i morti, e non quel che c'è i morti è in diretta, sanno tutto. Anche quando sei in casa da solo la notte, la porte, finestre chiuse, loro sono lì, sei andato a letto e tardi, sei sotto la luce, sei sveglio al buio, ti vengono quei pensieri che non si possono dire, loro sono sempre lì, ti leggono dentro, ma sono buoni, fanno finta di non esserci. Beh, è scelta molto bene, devo dire, benché non ve la leggo in romagnolo abbia anche una maggiore vitalità, come tutte le lingue che non hanno avuto un compimento letterario e che sono quindi più virginali, e la lingua romagnola in questo senso è tanto più viva, questa nella traduzione è già un pochino più cadaverica, ma nella... quindi c'è un libro di morti rappresentati e dei versi vivi. Allora mi è venuto in mente, e l'ho cercato tra le mie memorie, un testo di Apollinaire, che è il testo che più mi fa pensare al rapporto con i morti, che dice, poiché non c'è nulla che ci innalzi come l'aver amato un morto o una morta, si diventa così puri da arrivare nei ghiacciai della memoria a confondersi con il ricordo. Si è fatti forti per la vita e non si ha più bisogno di nessuno. E allora ho pensato che il bilanciamento fra questi versi di Baldini e questi di Apollinaire poteva essere un modo per dire queste due cose che mi sono chieste senza una ragione esterna. E avendo poi guardato il libro e trovato delle buone considerazioni nel testo di Berger, che mi hanno, soprattutto la terza, gli scambi evidenti sono rari perché non capita spesso che qualcosa possa varcare la frontiera tra atemporalità e tempo e rimanere intatto. Questo mi ha fatto venire in mente un altro testo molto importante per me sulla morte, che è il testo di un grande scrittore dimenticato e poi riscoperto, poi ridimenticato, che si chiama Antonio Delfini, di cui ricorderà bene la Calandrone, alcune pagine bellissime, poi riabilitate da Cesare Garboli, ma ha una pagina impressionante. Delfini nasce nel 1908 e muore nel 63, dopo alcune vicende amorose un po' tormentate, ma di queste oggi è inutile parlare. In compenso racconta, nel suo libro che vinse postumo il premio Viareggio, di un'esperienza singolare. Suo padre muore nel 1909, quando lui ha un anno, quindi non l'ha mai visto. Sua madre invece muore nel 58. Quindi lui ha avuto una madre e l'ha molto amata, come capita spesso a noi emiliani, e capita poi a tutti, immagino, e accompagna con molta malinconia la mamma al cimitero. Per una ragione che non so come sia, nei cimiteri ci farò poco, ma insomma, per mettere il corpo del padre devono aprire, il corpo della madre devono aprire la bara del padre. E quindi lui si trova in una strana situazione, che non ha mai visto il padre, e la prima volta che lo vede è in età di 50 anni, quando il padre è morto che ne aveva 30. Allora uno immagina che tira fuori un po' di polvere o di ossa, invece aprono la bara e come accade talvolta attraverso anche la casualità, il corpo del padre è intatto, intatto a 30 anni, una mummia ben conservata. E lui si trova nel paradosso di vedere a 50 anni suo padre in età di 30 anni, lui in età di essere padre di suo padre. Per cui è come se il padre avesse l'età del figlio e lui l'età di suo padre. E questo paradosso del tempo, che mi ha sempre molto colpito in questa pagina di Delfini, viene in mente in questo scambio del mondo dei vivi e del mondo dei morti, che è quello indicato nel terzo dei punti del testo delle 12 tesi sull'economia dei morti di Berger. D'altra parte,
tutto il testo suo è interessante. Mi pare che anche la undicesima e la dodicesima, in particolare l'ultima, dia ragione della mostra che c'è sotto, perché dice: in che modo i vivi vivono con i morti? Finché il capitalismo non ha reso disumana la società, tutti i vivi attendevano l'esperienza dei morti, era il loro futuro ultimo. Da soli i vivi erano incompleti, perciò vivi e morti erano interdipendenti sempre. Solo l'egotismo tipico della modernità ha spazzato questa interdipendenza, con risultati disastrosi per i vivi che ora pensano ai morti come agli eliminati. E invece queste fotografie e la mostra riabilitano quel rapporto fra vivi e morti che ha reso forse non casuale questo incontro oggi qui. Di più, mentre pensavo al nostro Cassetta e alle sue bretelle, pensavo a un fotografo cieco che ho visto a Praga immediatamente prima che morisse, è morto poi l'11 aprile, che si chiama Tichy, un fotografo impressionante che è diventato poi molto di moda perché fotografava con questa macchina, questa macchina fotografica, la pena forse di vedere, che è una macchina fatta da un clochard con strumenti, una scatola di cartone, con cui lui, inventando questa, sorprendeva non i morti, ma i vivi, come se fossero morti però, e portandosi memoria in chiave molto erotica di giovinette, un po' un guardone clochard, che poi, come capita, forse attraverso uno psicanalista sicuramente, è diventato una star della fotografia, poi è morto rimanendo clochard. Ma si è molto discusso e si è molto studiato su questo antitipo di Cassetta, che non aveva bretelle, era un uomo totalmente fuori, però aveva in comune questa volontà di riprendere delle presenze, che qui sono presenze assenti, che appartengono a un mondo che non si è compiuto, dall'altra parte sono presenze inconsapevoli. Posso, per conclusione, dire che mi ha colpito forse altrettanto la buona scrittura dell'autore che le fotografie. Ha una scrittura molto educata e molto precisa, e quindi è una persona per bene, come si direbbe, e gli auguro molta fortuna, insomma. Ecco, io adesso ne ho l'edizione inglese e l'edizione italiana, ho conosciuto bene la Calandrona e mi è sembrata un'ottima conoscenza, ho sentito lo psicanalista che mi è sembrato coerente con il suo destino, lo storico del cristianesimo, insomma è stata una serata molto bella, giusto in tempo per scendere, e se volete venire con me a vedere la mostra di Tintoretto, la vediamo mentre chiude, e grazie della vostra attenzione. Io sono il curatore della mostra, Fabio Di Gioia, quindi in sintesi colui che ha avuto l'idea e che ha scommesso sulla possibilità di portarla qui in Italia, operazione non semplice perché il nostro è un paese che ha molta fantasia e quindi anche i preconcetti sono estremamente fantasiosi, però è stata per me un'esperienza straordinaria perché la mostra è divenuto un totem di comunicazione, me l'aspettavo, ma insomma vederlo realizzato anche qui questa sera è particolarmente importante, è divenuto un totem di comunicazione per cui ci si è interrogati in tante serate, in tanti incontri, in tante forme su quello che è il corpo, la materialità, l'anima, le nostre radici, la nostra etica. Quindi io è raro mi diverta utilmente come una presentazione di questo tipo, quindi mi diverta utilmente nel senso che ho sorriso, non mi sono annoiato e ho avuto da tutti voi degli spunti interessantissimi di riflessione, se non altro. Quindi questo per me, intanto vi ringrazio per questo, era uno dei compiti che la mostra è riuscita ad assolvere, quindi l'altro era quello di avvicinare anche i profani alla conoscenza del corpo, alla medicina, alla scienza, e questo lo sappiamo. Sono venuti in 120.000, e quindi è un risultato notevole. Dicevo a Vittorio che ci occupiamo del corpo quando abbiamo un problema, quando c'è qualcosa che non va. Questa mostra è servito anche a fare altro. Grazie.